Stai cercando una guida? State zitti! È tra queste la guida che stai cercando? Sì, è tra queste. È lui! Mattia Zurbriggen. Nasce a Saspe nel 1856, 100 anni prima di me. Mi facevano ridere tutti quei signori. Si levavano gli scarponi come se andassero a dormire nel loro letto e li mettevano fuori dalla tenda per educazione. E io a rappezzarli, spaccati dal gelo della notte. Mi hanno fatto vedere chi è il Matis, così veniva chiamato il Mattia. L'unica guida in grado di scalare la... Fison, ora facciamo una bella fotografia, eh? Aggiustiamo la giacchetta, mettiamo il cappello. Su, più maestoso, no? Ha conquistato una vetta. Sorrida. Di mio padre conosco l'odore. Alcol, tabacco e panni umidi. È la prima cosa che mi arriva di lui le poche volte che ritorno a casa. Ruola di Zurbriggen. Un intero anno di ingaggio, un ruolo di prestigio. Mi sentivo in paradiso, più vicino a Dio. Davanti a me le montagne più alte del mondo. Le mie mani portano ancora i segni di tutte le corde che hanno teso. Sono calde. Linee bianche, strisce sottili, corde tese fino alla consunzione per portare in salvo un compagno. C'è un momento in cui sei appeso in parete e non vedi gli appigli, che la corda diventa il tuo unico legame con la vita. Lo stringi come un amante e dondoli piano nel vuoto. Mattia Zurbriggen, un diavolo, un tiffal. Lo chiamavano così Piamagnaga, lo sapeva. Si è ammazzato, si è ammazzato dopo che era scappato come un ladro. Picchiava la moglie, picchiava tutti, era cattivo, cattivo. Vada al cimitero, ci sono tanti Zurbriggen, ma lui c'è mica. Neanche la tomba è riuscita a tenersi. Sì, sì, lo so che era famoso, sì. È venuto anche il suo bisnipote dall'America. Poveretto, un signore tanto per bene a tornare via. Mentre scende la valle, Zurbriggen rischia di annegare e passa 4 giorni avvolto nelle coperte come in una tomba. Mi sveglio stupito di poter urlare, grato di respirare ancora. Sogno spesso di morire annegato, ormai quasi ogni notte. Acqua fredda che entra nella gola, nel naso, nei polmoni. Un gorgo mi trascina via e non posso farci nulla. Sapevo quello che dicevo. Sì, avevo avuto una profezia. Nulla mi può accadere sin quando ho i piedi per terra e annuso il soffio dell'aria libera. Ma dell'acqua è giusto diffidare. Ma questa volta Zurbriggen rischia il congelamento. Camminiamo di notte con le lanterne. Di luna non c'è. Annuso l'acqua. Puzza d'olio bruciato. Quanto tempo resisterò a questo dolore? Lacrime che scivolano sulla pelle e si solidificano sulle guance. Non riusciremo mai a raggiungere la vetta. Voglio di colpire, ma braccia e mani non rispondono. È come se fossero legati. Altri colpi da tutte le parti. Lasciatemi stare, in prego, come una bestia. E andate via! Mi prendono, colpiscono, mi tolgono gli scarponi, battono,
il sangue si spezza, si scioglie, acchi che pungono dappertutto. Via, via, lasciatemi solo, faccio da solo. Mi mettono in piedi, le gambe mi cedono. Destro, destro, cado, mi afferrano, mi portano le spalle. Non ho più le gambe, mi taglieranno i piedi, lo so. Me li taglieranno. In tavola, a forma di montagna, arrivò una torta con su scritto all'esplorador Zurbriggen Mattia, quien subiò primero la cima della Concagua. Ma è questo quello che io ho fatto quando il medico mi ha detto che la mia vista se ne stava andando? Oh, sei imbolsito lo Zurbriggen, eh? Eh sì, non è più quello di una volta. Ha già dato. Pensa che io l'ho incontrato e ti insulta, si è messo a bere, è una iena. Sì, è ingrassato, ma non hai visto, no, non lei ce la fai. Aveva un bel sorriso. E così mia madre mi diceva, sposati Mattia, che cosa aspetti, hai quasi 30 anni. E una notte la porta di casa sua era aperta. E un anno dopo era già una strega. Da noi dicono che le donne valzer sono forti come uomini. Oh, vero, lei ne aveva preso anche tutti i peli sul mento. In paese dicevano che la battevo, sì, ma cominciava lei. Ogni volta che tornavo a casa era sempre la stessa solfa. E dove vai? E con chi vai? E non ti vergogni di lasciarci soli io e il piccolo Mattia mentre tu sei in giro per l'Europa? E perché non porti a casa più soldi? Insomma, la sera per non sentirla più me ne andavo all'osteria. E quando bevo divento una belva, sì, è vero. Ma ho fatto bene a lasciarla, sì. E senza un soldo per giunta. No, se la meritava. Sì. Mi mancano le montagne, ma tanto con questi occhi non ci posso più andare. All'inferno tutti i signori e i loro imbrogli, imbrogli. Stava scalando la montagna più alta del mondo, ma bella più di tutte la montagna che non c'è, il Tien Shan, Om Mani Padme Hum, il monastero buddista, il cervo. Gli occhi del cervo, la caduta, lo strappo della corda, la corda e la piccozza. Dove ho lasciato la mia piccozza? I've heard various stories about his death. My aunt asked me just this past month about hearing that I'd mentioned that he was hanged in a hotel room in Geneva. Ho sentito molte storie riguardo la sua morte. Mio nonno, suo figlio, sosteneva che gli avevano sparato su un treno in Francia. Qualche volta raccontava anche che era rimasto ucciso nel bombardamento di un deposito di munizioni durante la Prima Guerra Mondiale. Personalmente credo che si sia suicidato e che mio nonno se ne vergognasse. Ho sentito dire che era malato nei suoi ultimi anni di vita e che aveva speso quasi tutto il suo denaro nel bere e anche che stava diventando cieco.